Puntuali come ogni lunedì in diretta, il calcio che ci piace, un cordiale buon pomeriggio da Marcello Mancino, ben ritrovati per la settima puntata stagionale di questo lunedì 17 ottobre 2016. Un lunedì davvero molto amaro per i tifosi biancorossi, bruttissima sconfitta ieri in campo, in trasferta al Matusa di Frosinone per 3-1. Come sempre panoramica sui campionati di Lega Pro e Serie D, molto bene Lecce, vittorioso e in testa al campionato, male il Foggia, prima sconfitta stagionale, debacle in campagna contro la Juve Stabia, grandissimo Monopoli, davvero sorpresa di questo inizio di campionato per quanto riguarda la Lega Pro e l'Andria davvero con il cuore, con la classe del suo giocatore forse più forte, ovvero Cenci, riesce ad acciuffare all'ultimo secondo proprio il pareggio in terra siciliana contro l'Agrigento. Di questo e tanto altro, ma soprattutto di tutto quello che abbiamo vissuto ieri al Matusa di Frosinone, ne parliamo in questa nuova puntata del calcio che ci piace. Ricordo sempre Fly TV, canale 218 del Digitale Terrestre. Allora, subito in questa puntata, oggi nella formazione a tre, nella formazione del calcio che ci piace, a partire da lui, dal nostro mister dell'Ussi Puglia, Diego Marzulli. Ciao Diego. Ciao Marcello, buongiorno e ben ritrovati ai nostri cari telespettatori. Una puntata amara, come Marcello ha già introdotto, anche se poi alla fine io dico che sono quelle sconfitte che faranno sicuramente svegliare un po' i giocatori, in modo che questa mirata Serie A arrivi. E quindi, cara Laura, lo ridico ancora in diretta. Benissimo, appunto E ho anticipato l'ha quindi. anticipata perché chiaramente per oggi voglio sentirvi più che mai numerosi da casa, i nostri telespettatori che ci seguono davvero sempre con tanto affetto. Allora, i vostri messaggi WhatsApp a lei, alla nostra Laura Pellegrino. Ciao Laura. Buon pomeriggio Marcello, buon pomeriggio Diego, buon pomeriggio a tutti voi da casa. Eccoci qui ancora una volta a commentare i vostri messaggi WhatsApp brevi e firmati al 345 11 26 21. Uno sì, mi raccomando, scatenatevi, vi voglio numerosi. Brava. Detto questo, vi ricordo anche le nostre dirette streaming su www.fly-tv.it, sulla nostra pagina Facebook di Fly TV e su www.barinelpallone.it cliccando sul banner nella home page. Perfetto, benissimo. Allora partiamo con questa puntata, lo facciamo come sempre con il riassunto, con le nostre grafiche. Io voglio chiaramente, come doverosamente faccio in ogni puntata, ringraziare chi è dietro le telecamere, quindi la parte tecnica del programma, ovvero Lucio Costantini e Mimmo Veneziani, chiaramente il nostro Angelo Pier Giovanni, il fotografo di scena, e chiaramente chi collabora con noi, ovvero Nicola Genchi, per quanto riguarda le slide, e Luca Luisi di pensierbiancorossi.com, punto per le grafiche. Proprio dalle grafiche partiamo con il riassunto di quello che è accaduto nel campionato di Serie B. Allora, Lucio, vai con le grafiche. Risultati Serie B nona giornata: Cesena Spal 1-1, Ascoli Verona 1-4, Avellino Spezia 1-0, finisce 1 pari tra Brescia e Salernitana, Carpi Latina 2-0, stesso risultato per Perugia Cittadella. Perde in casa il Pisa contro il Vicenza 0-1, Virtus Entella Benevento 3-2, Frosinone Bari 3-1, Provercelli Novara 2-1 e terminiamo col posticipo di questa sera alle 20:30 tra Trapani e Ternana. Benissimo, proprio il Trapani, ricordiamo che sarà il prossimo avversario del Bari sabato a San Nicola, chiaramente nella seconda parte, poi già ci proietteremo sull'incontro. Abbiamo anche diverse notizie oggi da comunicarvi e soprattutto seguiteci anche perché abbiamo davvero tante cose da mostrarvi in questa puntata del calcio che ci piace. Subito la classifica del campionato di Serie B. Apriamo la classifica con una nuova capolista, il Verona con 20 punti, Cittadella con 18, Carpi 16 punti, Perugia e Virtus Entella con 15, Benevento e Frosinone con 14 punti, Spezia 13, Brescia, Spal, Pisa e Provercelli con 12 punti, Salernitana e Bari con 10 punti, Cesena, Avellino e Vicenza con 9, Latina e Novara con 8 punti, Ascoli Ternana con 7 punti e concludiamo col Trapani che chiude la classifica con 5 punti. Eh sì, in attesa chiaramente poi della partita di questa sera, comunque una classifica davvero corta quella del campionato di Serie B. Purtroppo però il Bari è in forte ritardo da quello che doveva essere il, diciamo, meglio il suo campionato, perché rispetto alle sue concorrenti siamo davvero nettamente in ritardo. Ma come ogni lunedì partiamo chiaramente con la slide di presentazione del programma. La Lucio, se puoi mostrarla gentilmente in onda, così la commentiamo subito. Brutto, bruttissimo Bari, altra figuraccia KO a Frosinone. E chiaramente la domanda del giorno, caro mister Diego Mazzulli, è Stellone è sulla graticola?
No, almeno da quello che abbiamo sentito nelle dichiarazioni del Presidente, è stata riconfermata la fiducia al mister. Non posso che essere contento di questo, non perché c'è una simpatia personale, non è quello, perché gli errori li ha fatti anche ieri mister Stellone, ma perché, come vi ho sempre detto a voi telespettatori, a te Marcello in particolar modo, cambiare il tecnico dopo poche giornate, quando magari non ha ancora capito i suoi errori, è difficile che chi subentra possa far meglio, è molto difficile. Abbiamo vissuto anche l'anno scorso a Bari, abbiamo visto che siamo andati, come si suol dire, no, dalla padella alla brace, quindi diciamo che a mio parere deve rimanere Stellone, ancora di più come ha fatto tra il primo e il secondo tempo alle battute iniziali, riconfermando la squadra. Quindi io, in che senso, mi spiego meglio, faccio rimanere lui perché deve rendersi conto le figure che sta facendo, fare anche i splendidi tifosi che anche ieri veramente hanno offerto una cornice degna di un pubblico da Serie A, con dei numeri che veramente nettamente superiori a quelli del Frosinone. Ma poi analizzeremo tattico gli errori fatti, è un altro discorso che ne parliamo dopo. Però concludo solo così, è una fiducia a tempo, Marcello, questo sia chiaro. Oggi io dico non è in crisi la sua sostituzione, però per 20 minuti Loseto, Giancaspro e Sogliano sono stati a fine gara per oltre 20 minuti, quasi mezz'ora, a parlare e quindi discutere su quelli che sono stati gli errori e la probabile soluzione ad essi. Quindi questo consulto del Presidente con il veterano Loseto qualcosa me la dice, insomma. Sono d'accordo con te, chiedo scusa oggi per un abbassamento chiaramente di voce, ma purtroppo i primi malanni di stagione hanno colpito anche a me, ma sempre chiaramente precisi al nostro posto. Io voglio subito partire da un discorso molto chiaro, Diego. Questo è quello, anche un po' per riassumere quello che è accaduto poi ieri nel post partita del Matusa di Frosinone, perché davvero comunque le voci sono ricorse e posso anche dirlo tranquillamente, senza chiaramente fare nomi, sentendomi con un caro amico che è un noto ristoratore nella nostra città, dove va a mangiare abitualmente il direttore sportivo dell'FC Bari, Sogliano, lo stesso direttore sportivo ha sin da subito smentito, però è inutile negarlo, degli attriti ci sono. Questa mattina il Bari si è allenato e questa mattina c'è stato il confronto, quindi per tutti gli amici che oggi mi hanno anche scritto sui social, il Bari si è allenato questa mattina, quindi non c'è allenamento nel pomeriggio. E per quanto riguarda il discorso legato al confronto, c'è stato fiducia chiaramente confermata, ma il Bari chiaramente non può fallire assolutamente nella gara di sabato prossimo contro il Trapani. Allora, detto questo, voglio proprio partire, prima appunto di commentare anche con voi da casa, perché chiaramente dobbiamo entrare nel vivo di quella che è stata la partita, di questa brutta sconfitta, ecco, dei tre passi indietro, non due, ma ben tre passi indietro fatti dal Bari rispetto alle ultime uscite contro il Brescia e contro la Virtus Entelle. Allora, sentiamo le dichiarazioni di mister Stellone a fine partita, è stato accolto anche con un doveroso applauso, abbiamo visto anche ieri. Certo, poi, lo hanno anche premiato. Assolutamente, ora poi mostriamo subito dopo il video anche le foto della partita. Allora, sentiamo un attimino le dichiarazioni di mister Stellone a fine gara. Prima del gol sull'ottima giocata di Dionisi c'era abbastanza equilibrio, nel senso che c'era stata un'occasione, mi pare, di Daniel Ciofani su un cross col ginocchio, e ci eravamo avuto noi su palla inattiva un paio di occasioni. Dal gol loro poi l'abbiamo sofferto in tutte le zone del campo, abbiamo perso i duelli in tutte le zone del campo e andavano più forte
sappiamo che il Frosinone in casa ha quell'entusiasmo in più e la partita gli si è messa bene perché sono andati in vantaggio e non siamo riusciti a vincere i duelli in diverse zone del campo, e sugli esterni, in avanti, a centrocampo, in difesa. È stata, secondo me, la differenza totale è stata questa, anche vedere i contrasti che ha vinto il Frosinone. Merito sicuramente al Frosinone, ma anche noi ci abbiamo messo del nostro, perché uno può giocare bene o può giocare male, ma non dobbiamo perdere così tanti contrasti. Vuol dire che arrivavano prima loro e vuol dire che erano più vogliosi e dinamici di noi. Non penso che sia un discorso fisico, perché sabato scorso abbiamo corso per tutta la partita creando tante occasioni. Oggi ne abbiamo create e abbiamo cominciato a crearle dopo il 3-0, che il Frosinone si è un po' abbassato perché stava vincendo 3-0, e quindi c'è stato il 3-1 e poi abbiamo creato un po' di più, ma oggi il Frosinone ha meritato di vincere e come facciamo sempre dopo ogni sconfitta dobbiamo voltare pagine, ma dobbiamo con molta attenzione e rivedere la partita e vedere gli errori che abbiamo fatto oggi, perché non si parla di errori di singoli, si parla di errori di singoli, si parla di errori di reparto, errori da squadra. Allora, caro Diego, hai sentito le dichiarazioni di mister Roberto Stellone a fine gara? Sì. Hai sentito anche l'applauso? E non sono per niente d'accordo, quindi lo dico subito. Vai. Sono con voi, cari tifosi, cioè lui non può decantare come se fosse una vittoria questa, cioè noi eravamo in piedi fino al primo tempo, abbiamo mostrato, non è. È chiaro che il mister deve difendere la squadra, deve assumersi delle responsabilità, e non fa bene a dire che ha giocato bene il Bari, neanche nella prima parte, perché guardate, questo Bari di ieri, che io avevo visto precedentemente, lo ricordo anche a noi qui in studio, no? Avevo visto dei progressi notevoli di gioco a Brescia, fantastica questo Bari, proprio da un punto di vista tattico veramente perfetto, lo stesso in casa, cosa che invece non ho visto ieri, proprio al contrario di tutto di più, cioè. E andiamo nell'analisi, Diego, nel ti cuore. Solo un secondo, perché voglio che mi commenti questa precisa frase di mister Stellone, ovvero la differenza che un po' è passa a tutti quanti ieri, a chi ha seguito, ha assistito alla partita, sia al Matusa che chiaramente in TV. Allora, i contrasti, cioè il Frosinone andava sempre a vincere, allora, i contrasti. Sì, allora, questo, sono tanti temi. Oh, questo partiamo è un dato da uno principale, a mio modo di vedere, che ha determinato, è quello tattico delle, vi dico sempre, la superiorità e l'inferiorità numerica in un reparto. Perché vi parlo spesso di questo? Non è a caso. Cioè il calcio a 11 è un gioco collettivo, è uno sport collettivo. Se io dovessi giocare solo, e spesso è capitato nel Bari le giocate isolate che hanno determinato degli errori in fase terminale, vedi un'azione dove i due si vanno a scontrare, tiro io, tiri tu, no, un piccolo passaggio e andava in porta. Cosa succedeva ieri invece? A centrocampo il Frosinone aveva sempre la maggiore, aveva uno o due uomini in più. Perché? Perché così riusciva a impostare meglio il gioco. Marino, lo ricordiamo, tecnico esperto dei Ciociari, quindi con una lunga esperienza, è venuto con umiltà, è andato lì con umiltà e ha tessuto le giuste, chiamo io, ragnatele, per poter mettere in crisi un Bari alquanto, e qua rispondo a te, determinato, come devo dire, al di là di essere non coeso, proprio agguerrito, voglioso di vincere, di combattere, di lottare. Ecco, il Frosinone era la classica squadra, detta anche da qualche collega, di Serie B, cioè quelle squadre toste, molto cattive in campo, vogliose di prendere il risultato. Io non ho visto, e qua c'è l'immagine del mister, lo voglio ancora riprendere questo discorso, non ho visto un tecnico arrabbiato, forse perché era nella sua Frosinone, si sentiva ancora innamorato di questa città. A noi non interessava questo, a noi interessava
ok, ha avuto il premio, tutto ciò che era, l'applauso dopo il 3-1, io non mi sarei presentato neanche in tribuna stampa dopo la gara, altro che applausi. Voglio dire, questa è un'immagine, guarda, dico, scusa se mi ti interrompo e mi soffermo un attimo, chiaramente voglio sempre ringraziare tutti i contenuti targati www.balinepoi.it, sai quanto ci tengo, anche perché qua quando riceve la targa cos'è, o alla fine questa è la fine, quando prendete, guarda, sì, questa immagine, poi questi giocatori, come ogni partita che vinca, perde o pareggio, i giocatori del Bari assieme a Stellone vanno verso i tifosi, hai fatto benissimo a citarlo anche ieri 2000 volte, grazie di cuore a tutti i tifosi biancorossi, davvero uno spettacolo. Ancora, e però a gridare, giusti fischi, anche giusti da casa. Giusti fischi, chiaramente, a fine partita. Cioè, ora il credito è finito. E ora un messaggio, Diego, consentimelo, perché prima ora di leggere chiaramente i nostri telespettatori che stanno letteralmente scatenati quest'oggi, lo sapevo, davvero vi ringrazio, perché sebbene riesco sempre a seguire un po' il posto, la situazione attraverso i social, io vi voglio dire solo questo, però non aspettiamoci però ora contestazioni, diciamo, io penso solo questo: il vero tifoso in questo momento ha tutta una settimana per seguire gli allenamenti. Ricordiamo che gli allenamenti sono visibili da parte di chiunque, si va all'antistadio e uno è libero di contestare, applaudire, dare un consiglio, perché alla fine conti il vero tifoso in questo momento deve spronare i giocatori, spronare il mister, spronare il direttore sportivo. In questo momento il tifoso barese sta facendo quello che deve fare, perché ieri 90 minuti ha sostenuto alla grande la squadra, pure sul 3-0, quindi la tifoseria ha solo da avere applausi, ma il credito ora è finito. Quindi ora, anche un po', anche per non commettere gli errori dell'anno scorso, non so se ti ricordi, Diego, più volte l'ho detto nella scorsa stagione, citando un po' di errori nella fase finale del campionato e dei playoff. Troppo buonismo. Nel calcio il troppo buonismo per me non va bene. Come si suol dire, un po' anche d'altronde nella vita, ci vuole il bastone e la carota. In questo momento serve un po' di bastone. Secondo me, bastone chiaramente tra virgolette, sia chiaro. Ma appunto, è il concetto che esponevo io. Ti dicevo, sicuramente ancora ora, in questo momento, i tifosi stanno gridando quella famosa frase: meritiamo di più. Perché non è questo il Bari che vogliamo, non è questo il Bari che deve andare in campo. E io ve lo ricordo, al di là del risultato finale, si poteva perdere lo stesso 3-1, ma magari con delle azioni corali, di gioco, collettive, di spettacolo offerto a questi tifosi che meravigliosamente fanno tanti chilometri a vuoto invece. E questa scena, appunto, che sì, il tecnico viene premiato, viene, cioè a noi non interessa proprio, lì noi dobbiamo essere veramente dispiaciuti di come è andata questa gara, e ci deve essere immediatamente un risveglio, ma immediatamente. Ora, con questo, sono sempre convinto che il Bari è la squadra da battere piuttosto che quella che deve lottare per arrivare ai playoff, quindi lo ribadisco. L'organico, anche i colleghi di Frosinone me lo ricordavano leggendo la lista ieri, l'organico del Bari fa paura a tutti, cioè loro dicevano: voi avete due squadre titolari veramente da Serie B. È vero, scusami Diego, che è ancora più ancora rabbia, più rabbia, perché significa che evidentemente non sono ancora impiegati nel migliore dei modi. Ma il dramma maggiore è su queste tormentone che sta diventando mio, come l'anno scorso, di altri temi che poi alla fine anche i tecnici del Bari stesso hanno ammesso, e quest'anno inizio uno ripetendo le stesse cose, ma a questo punto voglio che sia una mia battaglia: le ali spezzate. Noi non abbiamo ali, sono come quei alle volte ci sono dei grossi volatili, no? Tipo lo struzzo, ma può essere anche la gallina, che si tagliano le ali per non farle volare, anche basse. Sappi che ma alcuni perché? Tifosi, non so, ora nei messaggi ci hanno un po' ripreso, perché la scorsa settimana siamo stati molto diciamo propositivi nel giudizio nei confronti di Fedato. Oggi purtroppo nelle pagelle che a breve vi mostreremo, come sempre nelle nostre slide, in un simpatico gioco, ricordo, quando faccio le pagelle, sia chiaro, è un gioco, però oggi chiaramente i voti sono quasi tutti insufficienti. Allora, però Diego, ma prima, al di là delle pagelle, sì, Marcello, oggi, cioè ieri,
è tutta la squadra che ha giocato male, cioè non, esatto, è, esatto, non dobbiamo, esatto, accusare solo Fedato. Quindi Martino dove lo mettiamo? Oh, ma io parto dall'allenatore. Prego. Sì, è stato chiaro. Andiamo subito. Allora, Diego, facciamo così, perché grande spazio, come sempre, lo devo dare ai nostri telespettatori. Certo. Oggi ho detto più scatenati che mai. Allora, cominciamo con la prima rush di messaggi. Vai, Laura, cominciamo. Donatello d'Acquaviva ci scrive: vi avevo già avvisati della inconsistenza di alcuni giocatori sin dalle prime giornate. De Luca e Sabelli su tutti. Ma è inutile parlare ancora di singoli. Ieri è mancato tutto, soprattutto il centrocampo, troppo basso in fase difensiva. Mancano evidenti tasselli in zone nevralgiche del campo, ma soprattutto manca la cattiveria dei giocatori in campo. Non hanno la testa per giocare a Bari, sono uomini mediocri. Il motivo? Perduti tutti i contrasti e rovesciate a porta libera. Stellone non si tocca, scusate lo sfogo. Ciao Donatello, grazie. Ricordiamo questa è una trasmissione libera, certo, ma... trasmissione libera, educata, il messaggio è solamente educato, quindi nessuno sfogo, va benissimo così. Nicola Squicciarini: a Bari dicono che il pesce puzza dalla testa, se non hai un euro, sei deciso di fare terra bruciata di tutto, anche di quello che era stato fatto di buono, solo per cancellare paparesta dei libri di scuola. Se non capisci nulla di calcio e non capisci che Desi e Rosina erano i capisaldi da dove fondare la squadra, se scegli prima l'allenatore del direttore sportivo, allora ascoltami, lascia stare la Bari adesso. Grazie messaggio, Nicola. Allora, messaggio importante di Nicola, io ne approfitto, visto che mi dà un assist di Nicola Squicciarini, sia chiaro, non so nulla se c'è qualcosa che bolle in pentola, però semplicemente voglio comunque dire questo, che comunque effettivamente questo distacco, ecco, che c'è rispetto al passato della nuova società, secondo me va limato e anche alla svelta, perché questa mancanza, ecco, di comunicazione, non tanto di conferenze stampa, di social, che alla fine dei conti anzi vengono sempre fatte in maniera puntuale e precisa, ma proprio far capire quelli che sono i progetti, ecco, ci si aspettava il famoso piano da parte del presidente che aveva comunicato. È chiaro che purtroppo non si può avere tutto e subito, questo vabbè, è il non messaggio. Mischiamo le cose amministrative con quelle, esatto, tecniche, no. Però riportiamo al messaggio dei tifosi, Marcello, sull'aspetto tecnico e sulla provocazione che dice Nicola, esatto, su Stellone, appunto, che rimane. Io riporto una frase, invece, un pensiero del collega giornalista, in questo caso Tullio Calzone, Corriere dello Sport, il quale ha detto ieri: questa squadra ha un peccato originale. Quale? Quindi un giornalista di estrema esperienza che segue anche ad alti livelli lo sport nazionale, ed è quello che il direttore sportivo sceglie un allenatore non suo. Ecco, arriviamo alla risposta. Oh, probabilmente, perfetto, la fiducia ci sarà, ma evidentemente qui c'è un incarico a tempo ancora, perché DS Sogliano, inutile nasconderlo, non voleva Stellone, okay, Diego, allora, ma voleva, hai risposto a quella che voleva allenatori. Essere la mia, io stavo facendo la prefazione, sei intervenuto come si sono in scivolata, ma la grande, perché il bello tabel mister è proprio questo, che poi tu intervieni e sei stato bravo, quindi anzi citato il collega Tullio Calzone, quindi hai fatto benissimo a citarlo. Perfetto, dico, sei stato chiarissimo, andiamo ancora con gli altri messaggi. Allora, Salvo da Bari ci scrive: nel calcio si può vincere e perdere, ma fare delle trasferte in cui ognuno di noi ha fatto dei sacrifici economici e ha tolto del tempo per stare con la propria famiglia di domenica per vedere uno scempio come quello di ieri è veramente troppo. Una squadra senza attributi che dopo l'1-0 non è stata in grado di reagire è veramente inspiegabile. Ieri io e gli altri 2000 tifosi siamo stati umiliati, ma come sempre abbiamo vinto sugli spalti. Bari merita rispetto. Grazie Salvo. Grande vittoria, la vostra, certo. Sì, grande vittoria sugli spalti, purtroppo sconfitta sul campo, messaggio che non fa una grinza. Vai. Continuiamo con Graziana che ci scrive: in questo momento il mio pensiero va ai miei fratelli di ritorno da Frosinone. Tornare con una sconfitta ci può stare, ma perdere così non va bene. Buon rientro e andiamo avanti come sempre onorando i nostri colori, meritiamo rispetto. Grazie Graziana. Oggi sì, oggi purtroppo nel senso buono del termine, ma chiaramente poi affrontiamo anche l'argomento De Luca, perché è un altro argomento, diciamo, caldo del giorno, soprattutto per quel gol mangiato quando davvero mancavano ancora 5 minuti abbondanti alla conclusione della partita, e poi il recupero, se permettete, Diego, che nel calcio basta un episodio anche, certo, per riacciuffare magari un pareggio. No, che no, ma noi là eravamo convinti che
Se avesse fatto gol lì probabilmente cambia proprio la gara. Attenzione, pareggio 3-3 non sarebbe stato per il Bari chissà cosa, perché il mio pensiero sarebbe stato comunque negativo in un'ottica vista generale dei 93-94 minuti giocati, tant'è che quando riprendo che le cose non sono andate bene di zone, io parlo soprattutto del centrocampo e poi i reparti sfilacciati, questo lo ha detto anche il mister in conferenza stampa, l'abbiamo sentito, cioè non c'era questa armonia tra i reparti, ma questo è un grave errore da un punto di vista da tecnico, cioè non puoi permetterti che questi reparti non Diego, parliamoci chiaramente, i tifosi in quel momento avrebbero voluto che De Luca stoppasse e tirasse subito, certo, facesse gol. Allora, i gol facili, come gli faceva allora, grande giocatore che Inzaghi, gol facili, cioè qua il problema vero è che nel momento in cui tu stai perdendo 3-1 ti metti a fare quella sforbiciata, il tifoso doppiamente si arrabbia, doppiamente, e ha ragione, questo è il messaggio che bisogna far passare. Il gesto tecnico che può essere bello, visto a 10-15 metri più dietro la porta, ti permette balisticamente di riportare la palla giù e arrivare nel set o nella porta. In questo caso, che lui era proprio vicinissimo ai pali, non può fare questa rovesciata. Tu sei un allenatore, parliamoci chiaramente, tu sei un allenatore, un tuo giocatore. Beh, io so cosa dico, però ecco, vado contro noi, cioè la prima cosa che dicevo, soprattutto nel periodo che allenavo ad alti, attività agonistica e non adesso come più a divertimento, ho sempre detto: scordatevi la TV, pensate a giocare facile, la palla non si gioca alta ma si gioca a raso terra, 1-2 e vai. Bravissimo. Poi è chiaro che ci sono dei momenti che il campo è impraticabile, cioè quando è impantanato, pieno d'acqua, devi alzare la palla, se tira vento la devi tirare, vabbè, sono altri discorsi. Diego, d'altronde, i gol, però quei tacchi rovesciate, lo spettacolo lo fai solo se vinci 4-5-0 di scarto e ti metti a fare la prima donna. D'altronde, Diego, ripeto, la cosa più semplice del calcio l'abbiamo vista proprio ieri in occasione del 3-0 del Frosinone, due tocchi, tiro, palla bellissima all'angolo, molto umile, pratica e pragmatica. Esattamente. E a Laura i messaggi. Assolutamente, vai. Continuiamo? Sì. Nicola Genchi ci scrive: volevo chiedere al mister come mai sul 2-0 nel secondo tempo si doveva inserire Monachello e Brienza come trequartista. Che ne pensa? Allora, qua è un altro divario dialettico da un punto di vista tecnico. Cioè, certamente un tecnico, un allenatore, qualsiasi esso sia, quando si accorge che un modulo che ha in testa, evidentemente per i giocatori che ha, per una serie di situazioni non va bene, perché spostando il trequartista, Laura, differisce poi il modulo, non può essere più l'1-4-4-2, diventa probabilmente a rombo e quindi puoi mettere 3 dietro, 5 centrali e 2 avanti, con i portieri sono 11. In quel caso crea un rombo e il trequartista sarebbe Brienza in questo caso, dietro le due punte De Luca, Monachello, oppure Maniero, Monachello o De Luca e Maniero, quelli che siano in questo momento disponibili. Io d'altro canto questo lo vedo bene, ma dovresti entrare nell'ottica di cambiare modulo, ciò che pare ancora Stellone non voglia fare. Perché ritorniamo sempre a quell'errore, lui vorrebbe usare le ali, ma le ali sono tagliate, cioè noi abbiamo due cursori per ogni fascia alta e poi vediamo, e qui ecco una piccola, un piccolo elogio a uno che io non è che stravedo per come termina le sue azioni, però il coraggio e la prepotenza di inserirsi sempre a Sabelli, cioè per assurdo, abbiamo più presente Sabelli che si spinge sulle fasce che non i vari, è inutile elencarli tutti, Martini, Orferato, eccetera, eccetera. Quindi la cosa assurda è questa,
Poi è chiaro che Sabelli, non avendo fiato, perché lui parte da 100 metri, ricordiamo il campo può arrivare anche a 110 metri di lunghezza dal regolamento in Serie B, eccetera, quindi in campionati professionistici, voglio dire, quindi quando ti fai questi 110 metri, arrivi là, non sono 110, saranno 90-100, le energie le perdi, lui è un po', diciamo, lì... uso un aggettivo potestato, ma non se la prendesse, perché voglio dire così, che fa un cross ovviamente arretrato, arriva debole al centro dell'area e chiunque lo tocca, o meglio è facilmente prendibile dai difensori, chiunque lo tocca non fa gol. Se invece dovesse andare, finisco subito Marcello, dovesse andare in fondo a crossare teso, io posso arrivarci, io non Maniero, ci arrivo con la mia panzetta e va dentro. Un fiume in piena, fantastico mister Marzulli. Allora andiamo con altri messaggi. Vai, Davide ci scrive: credo che cambiare allenatore non porti sicuramente benefici. Stellone non ha colpe, chi scende in campo sono i giocatori. Spero ci sia un piccolo dialogo tra tifosi e giocatori in settimana. Forza Bari sempre. Bravo. Grazie, Davide. Secco a Davide la risposta: Stellone non ha assolute colpe, ma ha colpe, perché un direttore d'orchestra, se dà il là sbagliato, giusto, a qualsiasi musicista, il coro non è mai ideale, quindi la musica non è così fluida, pertanto giusto. Il mister, quando si perde, ha colpe. D'altronde il tuo motto è: si vince e si perde, bravo, tutti assieme, dal primo all'ultimo, è compreso il magazziniero. Bravo, bravo. Allora andiamo un po', interrompiamo, ci sono ancora altri messaggi? Sì. Oggi sono scatenatissimi. Allora, facciamo una cosa, altri due messaggi e poi andiamo con le slide, vai. Allora, Cristian da Santo Spirito: io dico che la squadra e la società si devono dare una bella svegliata, Bari merita rispetto, un abbraccio a tutti voi. E il ancora Cristian da Santo Spirito. Perfetto. Sì, Cristian da Santo Spirito. Benissimo. Allora, dopodiché abbiamo Maurizio Berasti che ci scrive una domanda secca: ma questo Bari è da Serie A secondo la vostra esperienza calcistica con una squadra del genere, oppure ha bisogno a gennaio di rinforzi per sperare di arrivare in Serie A? Allora andiamo prima alla seconda risposta, la domanda. Per me questa squadra non solo è da Serie A, è anche più, però va fatto comunque degli accorgimenti, è normale, quindi quello che vi ho sempre detto, un terminale offensivo, cioè io prenderei un uomo d'attacco vero in parallelo a Maniero e una seconda punta, caratteristiche, non confondetemi, di Caputo, perché solo così potrebbe questo Bari migliorare. Fermo restando, ripeto, nella rosa abbiamo un Bari veramente molto più forte di tante squadre. Anche ieri mi chiedevano di Bascià è un lusso in Serie B, ragazzi, non dimentichiamoci, sono dei nomi in panchina veramente incredibili da un punto di vista di titolarità. Poi non ci si adegua in campo, non hanno, e ritorniamo a questo punto alla risposta della prima delle ultime domande, non hanno quella voglia, determinazione, sono d'accordo, perché evidentemente non solo nel calcio, anche nella vita, vi ho sempre detto, chi ha fame veramente lotta, chi non ha fame evidentemente i contratti sono sonanti, buoni e sono tranquilli anche a perdere, tanto a fine mese l'ingaggio lo prenderanno. Perfetto Diego, vi ho detto che avevamo una puntata comunque ricchissima di contenuti, andiamo con l'altro contenuto realizzato ieri dalla tribuna stampa del Matusa, allora sempre contenuti di www.bariempore.it con il capitano della FC Bari, Ciccio Variani. Vai Lucio. Ma no, non è questione di reparto, qui non siamo a cercare nessun tipo di responsabile, qui il responsabile è uno solo e sono i giocatori del Bari, questo bisogna ammetterlo. Parliamo oggi il primo tempo e il secondo l'abbiamo battagliato, quindi, ma il primo insomma è un primo tempo di una squadra troppo moscia per essere vera, quindi non va bene, insomma il primo tempo così non va bene. Poi ti ripeto, anche il primo tempo abbiamo avuto delle occasioni, questo è inutile, questo è evidente, però gli altri le fanno, dobbiamo farle anche noi, il che non vuol dire che siano gli attaccanti, vuol dire che tutti dobbiamo essere più convinti e più cattivi come lo sono stati gli altri oggi il primo tempo. E qualche mugugno è arrivato anche da parte dei 2000 tifosi arrivati da Bari?
Insomma, questo mi sembra normale, insomma, mi sembra normale anche perché hanno cantato fino al fischio finale e poi, come giusto che sia, si manifesta se si è gradito o no. Noi a loro chiediamo questo, chiediamo di darci tutto quello che hanno per 90 minuti, poi se c'è da contestare, se c'è da applaudire, questo fa parte del gioco, è giusto che sia così. Ti ripeto, siamo dispiaciuti, viene difficile venire in sala stampa, insomma l'ultima volta sono in sala stampa dopo Benevento e oggi ci ritorno, quindi questo è sicuramente, sì, è sicuramente una partita che dobbiamo toglierci in fretta dalla testa, perché è quello fatto di buono in passato, anche quello creato oggi quando siamo arrivati davanti alla porta, ci deve far ripartire, non dobbiamo certo incupirci per una partita. Hai sentito le parole di Variani, allora, Diego, e sì, sono parole importanti, davvero da uomo vero invece, perché nei messaggi dei nostri tifosi alcuni chiaramente hanno, giustamente arrabbiati, hanno screditato, come giusto che sia, il ruolo dei calciatori ieri in campo, la prestazione davvero deficitaria dei biancorossi, però davvero Variani, che ieri non ha brillato, è stato anzi colpevole nell'occasione del gol del vantaggio di Dionisi, che se lo è dribblato, posso dirlo tranquillamente, come faceva un po' mio padre quando giocava a calcio, che faceva il doppio dribbling, quindi in quel proprio mi ha ricordato quel tipo di azione. Però davvero Variani rappresenta in questo momento al meglio la FC Bari 1908, davvero capitano, ricordiamo che lui si è trovato a essere capitano perché il campionato designato era Moras. Il Bari comunque va detto che è ancora orfana di Maniero, Moras, Monachello che è rientrato ieri e che si vede che ancora non è al top della condizione, però nonostante le assenze e tutti i problemi, hai detto tu una cosa giusta, Diego, il Bari ha davvero due squadre in campo perché ha giocatori importanti e bisogna urgentemente invertire la rotta, e quindi in settimana, ripeto ancora una volta il messaggio, contestazione civile, fate quello che volete, un invito ai giocatori, pressione, chiamatela come volete, ma non diamo alibi a nessuno, i giocatori devono fare bene il loro, devono essere propositivi, devono sudare la maglia, come sono usciti dagli applausi, perché con Entella il Bari, i giocatori ce l'hanno messa comunque tutta, poi purtroppo la palla non è andata dentro, esatto, il portiere, la parata, la traversa di Martigno, ma ce l'hanno messa tutta, e quindi quando un giocatore ce la mette tutto, il tifoso prende e applaude, come è stato contro la Virtus Entella. Chiaro, delusione, si giocava in casa, il Bari non ha vinto, però onestamente, Diego, non puoi dire no. Invece ieri il tifoso alza le mani di fronte a quella prestazione davvero, attenzione, non anche, buona. Anche nella gara dove tu sfiori tante occasioni da gol, ci sono degli errori e sicuramente, come devo dire, ancora più tristemente raccontabili, perché vincendo contro l'Entella probabilmente la sconfitta a Frosinone non è così drammatica, invece pareggio con l'Entella, la sconfitta con Frosinone ti porta in una classifica molto modesta, 10 punti per il Bari sono pochissimi, siamo davvero lontani, male, da, è chiaro che malmessi, Diego, poi con i se e con i ma non si fa chiaramente la storia, però quando poi il peso chiaramente delle partite poi da vincere, a Terni, a Brescia contro la Virtus Entella erano le tre partite che hai pareggiato, onestamente dovevi vincere, oggi stiamo parlando di 16 punti e stiamo parlando chiaramente di tutt'altro, e anche la sconfitta di Frosinone di per sé, tra virgolette, ci poteva essere, ma ne parliamo chiaramente ancora ampiamente, abbiamo ancora tanti vostri messaggi da leggere, tante cose da mostrarvi, allora seguiteci, breve pausa pubblicitaria ed entriamo con la seconda parte del Calcio che ci piace, vi aspetto. Quella del panificio Magda è una storia che comincia 35 anni fa. La bontà, frutto di un perfetto mix per le ricette di una volta, e l'amore per la tradizione barese. Fiore all'occhiello è la focaccia prodotta in tante varianti da gustare e ordinare anche online. La produzione in ATM consente di poterla ordinare e gustare in 24 ore in ogni parte d'Italia ed Europa. Per quelli che vogliono fermarsi a pranzo, l'assortimento continua con la rosticceria e piatti caldi ogni giorno. Il panificio Magda, attento anche
anche all'esigenza celiaca. Tutti i giorni, da lunedì al sabato, dalle 8 alle 21. Panificio Magda. Tutta la cucina barese, come a casa vostra. Bari, via Prospero Petroni 32. Telefono 080 524 2207. www.panificiomagda.com. Vuoi un progetto per il tuo giardino? Vuoi delle idee regalo ecologiche ed originali? Vieni a visitare la più grande varietà di fiori e piante da vaso. Picchichero Pasquale Vivai ti aspetta a Cassano delle Murge, in una vasta esposizione sulla Murgia Varese. L'azienda agricola offre servizi di giardinaggio, progettazione e manutenzione di aree verdi, piantine regalo, bonsai bomboniera, alberi ornamentali e da frutto. Picchichero Pasquale Vivai ha sede in via Acquaviva 1 a Cassano delle Murge. Telefono 080 77 57 89. Per saperne di più visita il sito web www.vivaipichichero.com. Rieccoci in diretta, seconda parte del Calcio che ci piace, di questa settima puntata di lunedì 17 ottobre 2016, chiaramente settima puntata della stagione 2016-2017, la sesta edizione del nostro programma, quindi diretta su Fly TV ogni lunedì alle 14.45. Ricordo poi a completare il panorama calcistico filmato appunto il Calcio che ci piace su Fly TV e chiaramente con la collaborazione di bagnepallone.it, le nostre repliche alle 21 e alle 23, quindi il lunedì calcistico ci potete seguire in qualsiasi praticamente orario, davvero con grande visibilità. Allora riprendiamo a parlare della sconfitta di ieri al Matusa. Abbiamo visto le foto realizzate ieri dalla tribuna stampa, i servizi con le dichiarazioni di mister Stellone, del capitano Variani, ma adesso, come facciamo ogni lunedì, analizziamo con i numeri e con le slide quanto è accaduto ieri con Frosinone Bari. Allora cominciamo dalle statistiche, perché le statistiche con i numeri danno un quadro più chiaro di quanto è accaduto in campo. Allora Lucio Costantini, gentilmente se puoi mostrarmi le slide in onda, così le commentiamo subito. Partendo appunto dalle statistiche di Frosinone Bari, beh Diego, guarda, qua non c'è molto, molto da dire. I numeri in questo caso la fanno da padrone, soprattutto hanno certo una maggiore possesso palla al Frosinone, anche se è di poco, no? Il 2% in più, 51 contro il 49 del Bari. Però Marcello, lì io una mia riflessione, è chiaro che se tu hai la palla perché la stai giocando in difesa non ha senso, perché il Frosinone quelle poche palle che hanno costruito hanno fatto terribilmente gol. Poi come tiri totali abbiamo 7 su 7 sia Frosinone che Bari, le palle giocate 475 per il Frosinone e per il Bari 463, quindi numeri alti qua, significa tutti i tocchi per impostare. E poi gli angoli invece 8 al Frosinone, 7 al Bari. Questo è un equilibrio, Bari. Questo è un dato, è un sostanziale equilibrio da quello che si vede. Però le azioni d'attacco, che è il dato più concreto, perché ricordiamo l'azione si costruisce da dietro, da metà campo, ma alla fine si finalizza lì in attacco, abbiamo un bel divario. 47,9% di azioni d'attacco per il Frosinone e 43,1% per il Bari. Pertanto quei 6,8% di scarto hanno determinato i tre gol.
Eh sì, perché poi è stato molto cinico chiaramente il Frosinone ieri, questo è il dato più evidente. Ricordiamo che soprattutto nella prima mezz'ora, l'ha detto anche Variani ieri nelle sue dichiarazioni che abbiamo appunto sentito pochi minuti fa, lo ha detto comunque, il Bari nella prima parte ha avuto comunque due limpide pare gol, la rovesciata di Fedato che è finita di poco fuori e proprio lo stesso Fedato con quel colpo di testa che è stata l'occasione più grossa oltre a quella di De Luca sul 3-1 con il colpo di testa di Fedato sul primo palo e là Bavni è stato davvero molto bravo e attento. Ma andiamo quindi con il man of the match e le pagelle. Guarda caro Diego, per la prima volta da quando faccio il calcio che ci piace è una mia scelta, ringrazio chiaramente Nicola Genchi che poi realizza le slide, ma non ho voluto dare il migliore in campo a nessuno per quanto riguarda i biancorossi. Mentre per il Frosinone, senza ombra di dubbio, Dionisi, perché è un giocatore davvero che già in Serie A aveva dimostrato tutto il suo valore, lo sta ribadendo con la casacca giallo-blu anche in questo campionato. Andiamo con le pagelle, quindi ora andiamo velocemente con nel commentarle. L'unica sufficienza che ho dato, ecco qua chiaramente questa è la slide di apertura con il tabellino di Frosinone FC Bari 3-1 con i loghi ufficiali dei club, partendo da Mikai. Voto 6, non ha particolare colpe nonostante i tre palloni raccolti in fondo alla rete. Diego, facciamo così, vado dritto con le pagelle, poi le commentiamo. Sabelli 4,5, perché il suo avvio di stagione lasciava presagire al meglio, sembrava tornato quello di due stagioni fa. Nelle ultime due partite invece c'è stato un evidente calo, più di testa che da un punto di vista fisico. Di Cesare 5, in chiara difficoltà per tutto il match, non è al top della condizione post infortunio e purtroppo si vede. Stesso voto per Tonucci, avrebbe meritato il cartellino rosso per un'entrata molto pericolosa. Lotto a suoni pallone, ma i suoi limiti purtroppo sono evidenti. Da Prelà, voto 5, troppo timido per chi ha buone doti tecniche. Bello il gol di testa, complice anche la disattenzione della difesa laziale. Allora, questo è a chiudere chiaramente il primo blocco, che è ovvero quello di difensori. Andiamo con i centrocampisti. Martigno, 4. Dopo una partita importante contro la Virtus Entella, ricade nell'anonimato più assoluto. Il classico vorrei, ma non posso. Fedele, voto 5, pomeriggio di chiara difficoltà per l'ex Carpi, la sensazione è che se non gira lui non gira tutta la squadra. Variani, 5, Dionisi lo deride con il doppio dribbling nell'azione che porta il vantaggio Ciociaro, pomeriggio in apnea ma almeno non molla mai. Fedato, 4,5, inizia bene la partita ed è il più pericoloso, prima rovesciata che sfiora il palo di poco, poi su suo colpo di testa che impegna Bardi, da lì in poi andrebbe fatta la domanda a chi l'ha visto, la famosa trasmissione della Rai. De Luca 4, come può un attaccante affamato di gol sprecare un'occasione come quella capitata lì a due metri dalla porta? Il vero problema è che appare non esserci di testa, i tifosi sono stufi di aspettarlo. Brienza voto 5, a corrente alternata, ma è l'unico che accende il gioco ed è il più pericoloso verso la porta. Il tiro più pericoloso verso la porta è proprio il suo. Nel secondo tempo, il suo sinistro che riscalda i guanti in maniera davvero perentoria al portiere Ciociaro. Stellone 4, mi dispiace chiaramente, ma se devo essere duro nelle pagelle lo sono anche col mister. Dispiace, ma bisogna essere oggettivi. Questo Bari non gira e, cosa allarmante, non ha reazione. Vorremmo capire soprattutto una cosa, e questa è la domanda che ti giro, caro mister Diego Marzulli. Una squadra sotto di 2-0 a fine primo tempo, 15 minuti di intervallo e nessun cambio? Ci siamo schierati dalla sua pubblicamente, uomo serio, preparato e disponibile, ma qui contano i risultati e prestazioni e non ci si può più permettere di assistere a simili umiliazioni. Bari merita rispetto. Sì, ritorniamo al concetto iniziale, i tifosi che dicono meritiamo di più, no? Siamo d'accordissimo su questo, anche perché altrimenti non verrebbe neanche la voglia. Come dicevo prima fuori onda, veramente oggi la voglia di stare qui, oggi mi veniva proprio di fare una scena come ho visto nella tifoseria alle volte, no? Mentre
i giocatori sono in campo, loro si alzano e vanno via. E quindi quella scena l'avrei voluta simulare io stamattina, Marcello, adesso nella diretta, per farti una sorpresa. Però ti volevo lasciare solo, perché poi avevo pregato a Laura anche di seguirmi. Però non l'abbiamo fatto, perché invece, cari tifosi, qua dobbiamo essere tutti uniti, lottare, quindi Laura, dobbiamo essere forti, coesi per tifare il Bari, che vi dico andrà in Serie A, ne sono convinto. Allora, ritorniamo al... Io la segno questa data, lunedì 17 ottobre, mister Diego Marzulli, ci andiamo in Serie A. Andiamo in Serie A, perché qua c'è una lezione che va compresa dai giocatori, cioè... diciamo che i gradi della temperatura si stanno alzando così tanto che i giocatori o reagiscono o rischiano veramente di essere un po' trattati a fischi e non altro, perché mi raccomando, continuamente durante le gare. Quindi voglio dire, c'è un po' la reazione che io mi aspetto dei giocatori. Detto ciò, quindi riparlando un po', io su quelle pagelle non le avrei neanche fatte, Marcello, perché chiaramente ci sono tanti errori fatti in una gara. Poi magari mi ha aiutato un po' quella statistica che fa capire che forse noi siamo accecati in questo momento dalla mancanza del successo. In fondo probabilmente Stellone può darsi che abbia ragione, perché i numeri lì erano quasi a pareggio tutti, e avevamo un piccolo predominio del Frosinone che si è tramutato in quei tre gol. Però poi alla fine sappiamo che gli errori ci sono stati, e sono quelli soprattutto, ripeto, nell'armonia tra i reparti, nella inferiorità numerica che davamo sempre al cospetto di un Frosinone unito e voglioso di vendere cara la pelle. Loro erano una squadra di Serie B, noi sembravamo una squadra di Coppa Campioni dei vecchi tempi, dove si gioca solo per il blasone, cioè vado in campo, tanto il rigore me lo dà, tanto vincerò questa partita. Diego, abbiamo ancora tanti messaggi da dover leggere, sì. Laura, vai. Si conta, cominciamo. Allora, iniziamo da Roberto Dorsi, ci scrive... Buongiorno Laura, Marcello e il mister. Vorrei porgere una domanda al mister Diego. Analizzando a mente fredda le partite del Bari, ho notato due aspetti tattici negativi. Uno, durante la manovra d'attacco la linea di centrocampo non sale. Due, non mi piace parlare dei singoli, però il signor Tonucci lo trovo inadeguato in difesa. Lascia sempre spazio per tirare mettendosi le braccia unite al corpo. Parecchi gol li ha sulla coscienza. Allora, e poi aggiunge il terzo, sì. Il mister non si tocca, non facciamo gli errori dello scorso anno. Saluti particolari al gruppo di ieri presente al Matusa. Perfetto. Ciao. Allora, a secco a Roberto io voglio rispondere, perché è un tifoso di uno spessore culturale enorme che ho conosciuto durante il ritiro, sempre con messaggi eccetera. Caro Roberto, tu hai ragione, dimostri la tua conoscenza anche di calcio. Infatti io ho detto, i reparti non sono in armonia tra loro. È vero che se non è collegato il duo, il trio d'attacco, quando magari vediamo Brienza che sostiene insieme a Monachello e De Luca quando c'è l'abbondanza, voglio dire, non c'è questo collegamento col centrocampo, avviene ciò, lo scempio di ieri, ma il gap, il Bari lo ha pagato soprattutto perché a centrocampo aveva difficoltà. Se, rivedendo la partita, vedrai che ogni volta il Frosinone arrivava un tempo prima rispetto al Bari, quindi vuol dire che probabilmente aveva più spazio a sua disposizione dove ricercare la palla, condurre il gioco, impostare, e poi dai adesso, dai dopo, nei 93 minuti i gol li fai. D'accordissimo anche sul fatto del mister, l'ho detto all'inizio, non si deve toccare, va bene neanche contestarlo in maniera calda, va bene fargli capire che qua non siamo a Frosinone, siamo a Bari, città che ne vuole 10 come tifoseria rispetto al Frosinone, quindi deve dare di più, non deve dormire la notte per risolvere i problemi di questo Bari, e lui è bravo e lo sa fare.
Perfetto Diego, messaggio chiaro e forte. Allora Laura, altri messaggi. Oronzo da Bari, premetto che non ho nulla contro Stellone, anche perché si inizia a intravedere la sua mano. Io penso che i giocatori giochino con molta indifferenza, basta, bisogna che loro escano i cosiddetti attributi. E ancora, messaggio sì. Di Beppe, nuova presidenza, nuovo allenatore, un progetto non si può giudicare in poche partite. Grazie Beppe. Continuiamo. Con buon pomeriggio a tutti, saluto gli amici del mio gruppo della trasferta di ieri, dico solo vergogna a tutti in campo, in primis al mister, senza carisma, non ci meritate, vergognatevi, un abbraccio Mimmo Biancolat e aggiunge fedato da prelà orrendi, come sempre, mister Diego ricordalo. Beh, attacco a te allora, io saluto chiaramente Mimmo con particolare affetto. Chiaramente anche tutti davvero i tanti amici che ieri sono stati in trasferta a Frosinone, davvero tante belle foto che hanno, mi hanno anche mandato tramite appunto l'applicazione WhatsApp, e quindi davvero capisco il vostro stato d'animo, e quindi ripeto solo una cosa, è brutto anche criticare però il singolo giocatore, ieri ha detto più prima già Diego, ha sbagliato tutta la squadra. Bravissimo. Ecco, quindi questo dobbiamo ribadire, perché anche perché è controproducente, no, perché no, quelli sono i giocatori, a loro bisogna affidarsi. Ma certo, non è un'opinione diplomatica, è la verità tecnica e tattica. Quando un gioco collettivo sbagliano tutti, cioè se dovesse sbagliare solo da Prelà, per dire, o Tonucci, questo per avercela contro Fedato, chi vogliamo, da solo, gli altri 10 sicuramente compensano. Quante volte avete visto vincere una squadra in 9, in 10, in inferiorità numerica, andare lì e vincere? Quindi non è questa la spiegazione. Quando invece è proprio tutti i reparti, non c'è armonia, non c'è coesione, non c'è voglia, e qua d'accordo con Oronzo, che saluto calorosamente come al solito, Mimmo e tutti gli altri amici che ci mandate i messaggi. Caro Oronzo, qua hai ragione, se non c'è quella determinazione, la cattiveria, no? Agonistica ovviamente, in campo, vediamo i giocatori del Frosinone con gli attributi che lottano, quelli del Bari evidentemente sembriamo dei conigli. Qua c'è la differenza. Benissimo, benissimo Diego. Io ovviamente voglio ringraziare perché vedo che ancora arrivano tanti messaggi, quindi, ma oggi lo sapevo, che avresti disposto anche per il tipo di puntata, come è stata impostata quest'oggi del calcio che ci piace. Allora facciamo così però, interrompo un attimo l'argomento Bari, perché in settimana sono stato presente a una tavola rotonda che chiamata Usura e Azzardo, la parola ai mass media, in quel di Bitonto. È intervenuto tra tutti anche il presidente dell'associazione calciatori Damiano Tommasi, in maniera chiaramente anche con galanteria, come si suol dire. Ho voluto che fosse la mia collega ed amica dell'altra radio, Caterina Di Lena, a fare le domande. Allora vi mostro quelle che sono le sue dichiarazioni su un tema chiaramente molto importante, che sta anche molto a cuore ai tifosi del Bari, e poi con Diego voglio commentare le dichiarazioni di Damiano Tommasi. Lucio, gentilmente il video in onda, grazie. Oggi è una giornata importante e soprattutto un messaggio importante che avete diffuso sia questa mattina nell'incontro con le scuole sia questo pomeriggio. Sì, penso il tema non è dei più semplici, ma credo che sia l'unico modo per affrontarlo, quello di diffonderne i risvolti, soprattutto negativi, e valorizzare chi sta lavorando in direzione di risolvere questo problema sul territorio, aiutando le famiglie, aiutando le persone che subiscono questo fenomeno. Soprattutto sono i ragazzi, degli ultimi dati emergono, sono i ragazzi dei 13 anni quelli più colpiti dal fenomeno e quelli anche più a rischio. Come calciatore è importante che voi diate un segnale forte, visto che poi siete gli idoli di questi ragazzi. Ma sì, al di là della categoria che deve dare segnali forti, il fenomeno delle scommesse ha coinvolto in maniera negativa il mondo del calcio italiano negli ultimi anni, e abbiamo capito che è un fenomeno internazionale, abbiamo vissuto sulla nostra pelle le infiltrazioni della criminalità organizzata in questo fenomeno, la pericolosità da parte dei calciatori di aderire, e poi i messaggi che
che ci devono essere da parte nostra nei confronti di tanti giovani che ci seguono, di tante famiglie che purtroppo stanno vivendo sulla loro pelle l'abuso e il gioco compulsivo che purtroppo prevede anche e coinvolge anche lo sport, visto che le scommesse sportive sono dei grandi business attuali. Proprio questo pomeriggio c'è stato un effetto forte anche da parte tua, quello di fare meno pubblicità appunto al gioco d'azzardo, alle scommesse sportive, e di dare anche un segnale importante alla federazione la scorsa settimana. Sì, non so che effetti sortirà, sicuramente cercheremo di evitare che i calciatori siano coinvolti in questo tipo di sponsorizzazione, ma credo che l'obiettivo di tutti noi debba essere quello a livello legislativo di vietare la pubblicità a questo tipo di attività, visto che già di per sé è vietata ai minori, e quindi il passo successivo credo sia quello di farlo equiparare a quello che è il fumo e i superalcolici, che non hanno possibilità di essere sponsorizzati. Diego, hai sentito le dichiarazioni di Damiano Tommasi, sempre una persona gentile e disponibile, però ti faccio una domanda ora secca, proprio anche perché dobbiamo accelerare. Sì, veloce anche perché, ecco, perché abbiamo ancora tanto da parlare. Allora, la domanda è proprio questa: in un calcio dove ci sono ormai le sponsorizzazioni delle scommesse sportive, come tu ben sai, anche la nazionale italiana ha fatto molto scalpore, che è entrata nella nazionale italiana come sponsor, più che le scommesse sportive, che diciamo hanno sostituito quello che è il vecchio totocalcio e hanno comunque cambiato tutto il modo di seguire il calcio, perché ricordiamoci, da oggi praticamente si può scommettere ogni giorno, ci sono partite ogni giorno, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, certo. Oggi posticipo Serie A, martedì, mercoledì la Champions, giovedì l'Europa League, venerdì anticipo Serie B, sabato Serie B, Serie A, domenica Serie A, Lega Pro, cioè ormai il calcio è una copertura totale. Allora io ti chiedo solo questo, Diego, in maniera molto franca, l'unica domanda che purtroppo non siamo riusciti a fare, visto che lui rappresenta l'associazione dei calciatori, tu so, e lo possiamo dire anche in pubblico, la scorsa settimana hai riavuto una nomina importante, ti faccio chiaramente i complimenti grazie. Pubblicamente per allora, la tua nomina. Possiamo legarci proprio così, sì, grazie, sono stato riconfermato consigliere provinciale AIAC, Associazione Italiana Allenatori Calcio. Benissimo. con questa associazione, con l'AIC, Associazione Italiana Calciatori, Diego, noi sosteniamo delle battaglie. Ecco, infatti, la domanda è secca, perché io quella l'avevo voluta fare, diciamo, a Tommasi, non ho avuto il tempo perché aveva l'aereo, perché giocatori che sono rimasti coinvolti, certamente, che quindi hanno anche confessato quello che hanno fatto, giocano ancora nel calcio professionistico? Io questo è quello che ti voglio chiedere. Va bene, allora tu devi scindere le due giustizie. Benissimo. L'ho sempre detto, quella sportiva, okay, con quella ordinaria, no? Ma alla fine tutte e due portano a quello che è il diritto alla sopravvivenza, Marcello, cioè l'oblio, no? Perché uno ha commesso un reato, sconta la sua pena e poi deve ancora penare di questo reato, il cosiddetto oblio, quindi tu che lo nomenchi sempre come persona scorretta perché nel passato ha fatto questo o quell'altro di negativo, non è ammesso non dall'Italia ma dal mondo. Benissimo. Dalla carta mondiale. Bene. Nel diritto e nella tutela dell'uomo e quindi della sua sopravvivenza. Voglio dire, in sintesi, se il giocatore X ha scontato la pena, è giusto che poi ritorni a giocare, fermo restando tutte le conseguenze annesse e connesse. Voglio dire, a Masiello, per dare un caso, no, che io ho voluto bene Andrea Masiello negli anni in cui è stato a Bari, ma mai pensavo che combinasse quelle porcherie. Io avrei chiesto oggi a Masiello, ad Andrea, dire: tu che hai onorato anche come fascia di capitano e venduto questa maglia, ti farei pagare, che so, 100.000 euro, non per prenderli io, sia chiaro, ma li avrei dati in beneficenza, magari per mettere su una scuola calcio anche nelle periferie più abbandonate della città, che Bari è una grande città, dove ci sono delle periferie
dove non abbiamo campo da calcio. Bravo Diego, non abbiamo... bel messaggio. Quindi io avrei agito, Marcello, oltre da un punto di vista di squalifica di gioco, anche economica, ma per ripagare nella cultura stessa dove è mancato. Cioè, questo cosa significa? Seminare dai piccoli un'educazione civica, sportiva, diversa. Messaggio che davvero sottoscrivo pienamente. Bravo. Grazie. Diego Marzulli, ancora complimenti davvero per la nuova, per la conferma della nomina. L'ho voluto dire pubblicamente perché so quanto ci tieni, e quindi anche per far capire non solo la, l'unione che c'è tra di noi, ma il tuo ruolo davvero molto importante nel calcio barese, ma in generale. Niente. In quello pugliese è un ruolo solo, concludo così velocemente, è un ruolo solo che mi aiuta a aiutare i più deboli. Io da quando sono nato sono fatto così. Bravo. Basta. Diego, bravo. Allora andiamo un po' con i campionati prima di proiettarci su Bari Trapani, come facciamo sempre in chiusura di trasmissione, con i vostri ultimi messaggi. Parliamo un po' di Lega Pro e Serie D. Allora andiamo a vedere cosa è accaduto con le nostre grafiche. Campionato di Lega Pro, girone C, vai Laura. Risultati Lega Pro, girone C, nona giornata. Acraga Sandria 1 pari, Casertana Regina 2 pari, vince il Cosenza 2-1 contro il Paganese, Juve Stabia Foggia finisce 4-1, vince il Lecce in casa contro il Virtus Francavilla 3-0, Matera Catanzaro 4-0, Melfi Catania 1-1, Monopoli Messina 2-1, Taranto Unicosano Fondi 0-2 e finisce 0-0 lo scontro tra Vibonese e Siracusa. Perfetto, nell'apertura di trasmissione mi ero dimenticato di citare la pesante sconfitta del Taranto, piuttosto anche in attesa ad opera di un Fondi che davvero gioca molto bene al calcio. Ricordiamo anche l'anno scorso, abbiamo seguito più volte. Lucio, gentilmente mostriamo un attimo la classifica, giusto per poterla anche commentare. Allora abbiamo detto il Lecce direttamente, quindi con la vittoria, come abbiamo visto dai risultati che ci ha detto Laura, ha conquistato la vetta solitaria del campionato di Lega Pro. Davvero inaspettata questa sconfitta dei Satanelli, del Foggia, un poker servito a Juve Stabia, 4-1. Ma Diego, voglio citare su tutti oggi il Monopoli, perché sì, grandissimo, certo. Monopoli, quarta vittoria consecutiva, ma soprattutto questo Monopoli che si assesta in piena zona playoff, e davvero può essere la rivelazione di questo campionato. Allora intanto anche il Matera, Matera che ha perso, però ha avuto questa, diciamo, scivolata anche, sì. Però allora andiamo con ordine. Juve Stabia è un campo, e qua ci ha giocato anche Fabrizio Nitti, tu forse non lo sai, lui ha giocato a calcio, il collega della Gazzetta del Mezzogiorno, e ieri mentre si ritornava si parlava, è un campo molto caldo, quindi io sono stato, la sono fossa stato. Dei Leoni, sai, lo sai com'è fatto, quindi sì, secondo me può essere una sconfitta di circostanza, non di contenuto generale. Invece per quanto riguarda il Monopoli, una galoppata meravigliosa, finalmente vediamo questo Monopoli che sta facendo bene. Tra l'altro in questi momenti, Marcello, tutte le squadre quando c'è un momento buono devono approfittare, esatto. Perché poi è carica che può servire durante il campionato. Diego, poi non so se l'hai visto nelle immagini, un super gol da parte di un barese, sì, perché Genchi, l'attaccante monopolitano, barese doc, barese di Bari, sì, Vecchia, ha, sì, fatto un gol che probabilmente se l'avessero fatto in Serie A l'avrebbero mostrato almeno 1000 volte, un gol dove c'è potenza, capabilità. È un tiro veramente da Hulk, il suo soprannome, dai 25 metri, alza la testa. La cosa bella è che alza la testa, vede il portiere e tira questa bomba che davvero gonfia la rete e dà al Monopoli il doppio vantaggio, con cui poi ha conseguito la vittoria. Davvero complimenti alla società bianco-verde del nostro amico, il presidente Enzo Mastronardi. Scendiamo di categoria, campionato di Serie D. I risultati, vai Laura, andiamo con le grafiche.
Risultati Serie D, settima giornata, girone H. Iniziamo con Cinzia e Madrepietra, che finisce 2-2, Francavilla Herculaneum 0-2, finisce 1-1 tra Gelbison e Vulture. Stesso risultato per Gravina e Picerno, Manfredonia Biceglie, gara che si sta disputando in questo momento. E continuiamo con Nardono Cirina 1-3, finisce 2-2 tra Potenza e Anzio, San Severo Città di Ciampino 3-1 ed infine Trastevere Agropoli 2-1. Eh sì, perché hai detto bene, Laura, si sta giocando un po' mentre siamo ora in diretta, quindi poi sapremo chiaramente a breve poi come si concluderà la partita, perché c'era una manifestazione nella città down, e quindi è stata, diciamo, posticipata la partita quest'oggi tra le due squadre, con il Biceglie che ha avuto una penalizzazione anche di, se non erro, di un punto in campionato. Biceglie che comunque può essere la vera outsider del Gravina e del Trastevere, che sono le squadre che meglio stanno facendo in questo avvio di stagione del campionato di Serie D. In conclusione di trasmissione, come sempre voglio proiettarmi su Bari Trapani. Ricordo, sabato alle ore 15 al San Nicola, partita fondamentale. Andiamo a vedere un po' quelli che sono stati i precedenti tra le due squadre. Lucio, se gentilmente puoi mostrarmi la slide, così la vado subito a commentare. Allora, i precedenti sono 9 in Serie B tra il Bari e il Trapani Calcio. Sono 5 le vittorie dei biancorossi, 3 i pareggi ed una sola sconfitta. Andando a vedere gli amarcord delle partite, cominciamo a commentarle da Bari Trapani 1-1 del 26 ottobre 2013, marcatore del Trapani Mancosu, per il Bari autorete di Terlizzi. Poi andiamo nel precedente del 22 novembre 2014, Bari Trapani 2-1, quindi vittoria biancorossi, targata Galano e Caputo. Poi Mancosu, sempre lui per il Trapani, giocatore che si è un po' perso, questo Mancosu, era un ottimo attaccante, si è un po' perso l'attaccante ex Trapani. Qualche acciacco fisico sicuramente lo condiziona. Sì. Poi un'altra vittoria, questa è l'unica vittoria del Trapani, appunto al San Nicola, targata 20 maggio 2016, quindi dopo lo scorso campionato di pochi mesi fa, timbrata dalla doppietta di Petkovic, e per il Bari segnò Maniero. Queste quindi le slide sempre preziosissime. E poi, Marcello, in tema di statistica veloce, anche è confermato che a Frosinone il Bari non ha mai vinto. Esatto. Tu noterai una vittoria, c'è in realtà, ma non è, e questo si sappia ai telespettatori, non è maturata nel campo di Frosinone. Fu una partita giocata a Napoli, perché era indisponibile il campo di Frosinone, e il Bari vinse 1-0 per merito del grande Cicogna. E cari giocatori attuali del Bari, ricordatevi uno di questi nomi, Cicogna. Perfetto, bravo Diego. Velocissimi in conclusione, gli ultimi messaggi. L'ultimo messaggio, vai. Ci scrive Nicola: io penso che qui deve essere cambiato il modo di insegnare il rispetto per una tifoseria e parte di Stellone. Io credo che il fatto dell'eliminare i pre-ritiro oppure vedere troppo i giocatori sui social fa innervosire. Non ho mai visto giocatori prima delle partite mettere foto, fare video o altro prima di una partita. Ecco perché penso che in questo modo non c'è concentrazione in campo e così si perdono le partite. Grazie. Messaggio che condivido, perché anche io su Instagram noto tante cose. È vero, Laura, però purtroppo il mondo dei social è anche questo, siamo nel mondo social, inutile fare la colpa di Sciaudone, i finti pervenisti. È lui che ha inventato il giocatore sui social. Ce ne sono tanti, Diego. No, ma Sciaudone è stato... Basta vedere poi, se andiamo a vedere quello che sta succedendo in casa dell'Inter ieri. Adesso sì, ma davvero... Sciaudone è stato quello che ha lanciato la moda. Sì, per quanto riguarda Bari. Però comunque andremo a toccare un altro tema, ci vorrebbe un'altra trasmissione. Invece siamo in conclusione di questa puntata davvero ricchissima, come sempre, di contenuti. Consentitemi solo l'avevo annunciato sui social, dovevamo sentire Mister Cavassini, il corretto telefonico, non ci ha risposto al telefono, sinceramente ci rimango un po' male, dispiace quando un ospite a livello televisivo prende un accordo e poi non lo mantiene. Sinceramente è accaduto pochissime volte a Calcio che ci piace, purtroppo è accaduto oggi in diretta, spero chiaramente poi di poterlo recuperare le prossime volte. Allora, io ringrazio come sempre Mister Diego Marzulli. Grazie a te, Marcello, a voi telespettatori che ci seguite, alla nostra Laura che è sempre
diciamo, la stiamo vedendo sempre più brava, no? Assolutamente, diciamo, sì, assolutamente. E quindi facciamolo, facciamolo un complimento. Assolutamente, e poi più che meritato. Alla nostra regia, subito la regia, Lucio Costantini, Mimmo Veneziani, Angelo Piergiovanni, Nicola Genchi e Luca Luisi, tutto lo staff, certo, chiaramente del calcio che ci piace. Laura, all'interno gli ultimi per i un saluto particolare a Lucio, perché ci ti sta scrivendo fuori tempo da 3 minuti e 21 secondi e tu continui a parlare. Velocissima, ricordo che potrete rivedere le nostre repliche questa sera alle ore 21 e alle ore 23 sempre su Fly TV, canale 218 del Digitale Terrestre, e tutte le nostre puntate su YouTube sul nostro canale ufficiale Il Calcio Che Ci Piace, spazio Fly TV. Benissimo, perfetto. Allora, buona settimana, se chiaramente tutti eventuali aggiornamenti sui nostri social, sulle pagine ufficiali, dalle parte del sottoscritto Marcello Mancino, Fly TV e Bari nel Pallone. Allora, io vi saluto, vi invito sempre comunque a sostenere più che mai in questo momento la nostra amata FC Bari e chiaramente tutte le nostre squadre di Bari e provincia. Da Marcello Mancino, grazie, alla prossima, e come dico sempre, viva il calcio che ci piace. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.